Bentornati alle pillole di saggezza di Gianluca Calcagni. Uno degli esercizi più difficili in assoluto, ma sicuramente anche uno degli esercizi più divertenti, è proprio il tondo. Il tondo noi lo affrontiamo nei nostri corsi su resina bagnata, verniciata, sempre per abbassare il coefficiente di aderenza, aumentare le difficoltà all'allievo, ma proprio per far crescere la sensibilità. Il tondo è uno degli esercizi più difficili veramente in assoluto, a tal punto che quando un allievo riesce a mantenere l'angolo per tutto il tondo o per più tondi, vuol dire che ha veramente una grandissima sensibilità. Ritengo che la spiegazione migliore possa darla proprio uno dei nostri istruttori, campione italiano in carica 2019 del drifting, Alberto Cona. Boy, watch your back if you're gonna walk alone, boy. Cause everybody in the home, boy, is trying to get rich, you could get hit. Eccoci qua, macchina pronta, già in moto, tutta carichi per affrontare l'argomento di oggi. Spero per voi che sappiate esattamente come si ripercorre un tornante in drift, perché oggi vi mostrerò passo dopo passo come si esegue un tondo perfetto. Esattamente, un tondo perfetto. Cosa significa questo? Significa che dovremo mantenere sempre per l'intera durata del nostro esercizio l'auto alla stessa distanza dai birilli che vanno a formare il nostro cerchio. Solo quando riusciremo a fare questo alla perfezione possiamo vantarci di essere noi a controllare l'auto e non il contrario. Cominciamo ad eseguire il nostro tondo partendo da un punto leggermente distante dalla zona dove andremo ad eseguire l'esercizio. Dopo aver preso un po' di velocità, andremo ad affrontare il nostro esercizio come se fosse una semplice curva a sinistra o a destra. Quindi, per esempio, per cominciare la manovra di drift, quindi per far perdere l'aderenza posteriore, basterà eseguire un semplicissimo sovrasterzo di potenza. Io vi consiglio, soprattutto le prime volte che proverete ad eseguire questo esercizio, di eseguirlo facendo una curva a sinistra. In questo modo, sarà tutto più semplice, visto che avremo molta più visibilità, essendo seduti nella parte interna del nostro cerchio. Una volta perso aderenza sull'asse posteriore, non ci resta che lanciare il volante in controsterzo e controllare l'autovettura con il gas. A questo punto sarà fondamentale lo sguardo. Come saprete benissimo, in una semplice curva a 180 gradi, lo sguardo va subito rivolto in fondo rettilineo, distante da noi. In questo caso, invece, per eseguire nel migliore dei modi un tondo, lo sguardo non deve far altro che seguire mano a mano i birilli che compongono il nostro cerchio. Vedrete a questo punto che vi verrà automatico guidare l'auto con il gas per mantenere sempre la perdita di aderenza costante e non dovremo far altro che seguire il posteriore della nostra auto con lo sterzo allargando e stringendo per non perdere mai la traiettoria ideale. In questo esercizio quindi abbiamo visto, come del resto nella maggior parte degli esercizi di un corso base, l'importanza dello sguardo. Lo sguardo non è l'unica difficoltà di questo esercizio, comunque. Non dimentichiamoci che l'auto va guidata con il gas, quindi ci vorrà una buona dose di sensibilità del piede destro sull'acceleratore. Inutile dire, infatti, che esagerando con il gas andremo per forza di cose in testa a coda. Mentre se non daremo abbastanza gas per mantenere la nostra perdita di aderenza sul posteriore, andremo in riallineamento e saremo costretti a ricominciare il nostro esercizio.